Buongiorno a tutti e benvenuti al secondo video di analisi complessa. In questo video andremo a definire alcune appunto definizioni e denunciare alcuni teoremi importanti per lo studio dell'analisi complessa. Cominciamo dalla prima definizione, la convergenza assoluta. Bene, supponiamo che una serie converga in z0, dove z0 è un punto del campo complesso. Definiamo la convergenza assoluta. Oppure possiamo dire che la serie converge assolutamente in z0, se accade la seguente cosa, cioè che per ogni z appartenente al campo complesso, sia che il modulo di z è minore in modulo di z0, sempre in modulo, e se accade questo, avremo che la serie converge in un disco aperto di raggio z0, che posso indicare nel seguente modo. Disegno il disco di raggio z0 perché tra poco appunto mi servirà proprio la definizione di disco. Ok, e qua scriviamo ovviamente z0. Ok, perché? Perché c'è un altro importante teorema, ovvero esiste un R compreso tra 0 e più infinito, tale per cui la serie che definiamo AN per ZN alla N, converge per ogni Z, tale per cui il modulo di Z è minore di R, d'altra parte non converge per ogni Z che sta fuori a questo raggio, ovviamente sempre in modulo. Nasce spontanea la domanda, e sul bordo? Cosa accade sul bordo? Bene, sul bordo, che lo evidenzio, su questo bordo, che vi ho disegnato in verde, bene, sul bordo può accadere qualsiasi cosa. La serie può convergere come può non convergere. Questo teorema garantisce la convergenza e la non convergenza all'interno e fuori dal disco, ma non sul bordo. Bene, ora, sia Zn, sia la serie AnZn alla n, ovviamente n non l'ho specificato, scusate, ma va da n uguale a 0 a più infinito, di raggio R compresa sempre tra 0 e più infinito, con estremi esclusi. Dicevo, se considero R' minore di R, allora diciamo che la serie converge, questa volta diciamo che converge totalmente in z, sempre in modulo, dove z è minore o uguale a r', che è strettamente minore di r, dove r è proprio il raggio di convergenza z0. Anche qui bisogna staccarsi dal bordo di un epsilon tale per cui non si ha, come vedete, la coincidenza tra r' e r. In questo caso si ha la convergenza totale. Bene, passiamo al secondo punto. Una funzione analitica, un'altra definizione. Scendiamo un pochino. Quando è che una funzione si dice analitica? Funzione analitica. Analitica, ok. Bene, una funzione si dice analitica se si può scrivere localmente in serie di potenze. Quindi si può scrivere localmente in serie di potenze. Per esempio, in questo modo. Potete ben riconoscere che serie di potenze ho scritto. Cos'è questa? Questa è la serie di potenze dell'esponenziale. Ma possiamo anche fare quella del seno, del coseno. Tutte quelle funzioni sono funzioni analitiche perché esiste il loro sviluppo in serie di potenze. Ora passiamo alla parte di teoremi su questa parte. Bene, se esistono U e V, quindi esistono U e V definite come sopra, ovvero sempre su un aperto sottoinsieme di R2 a valori in R, tale per cui sia U che V sono continue su A, dove A è sempre un aperto di R2, e se U e V soddisfano le condizioni di Cauchy-Riemann, quindi se U e V soddisfano le condizioni di Cauchy-Riemann, scrivo così, allora possiamo scrivere F di Z, lo scrivo in rosso, F di Z
può essere scritto come una parte di funzione uxy più i per v per xy. Ok. Ok, inoltre questa funzione è olomorfa. Olomorfa, ok. Che è una caratteristica di una funzione che è ancora più importante della differenziabilità. È una condizione molto più forte della differenziabilità. In questo caso, se la funzione è olomorfa, ve lo scrivo tra parentesi, si scrive in questo modo. Ok. Passiamo al punto dopo. È un altro teorema. Definiamo una funzione f definita su un intervallo i contenuto in R, a valori in R. Questa f deve essere derivabile. Sia a un aperto sottoinsieme di R2, tale per cui i è strettamente contenuto in A, lo scrivo tra parentesi. Se esiste una funzione g, quindi se esiste g che è estensione olomorfa di f, lo scrivo anche in questo modo, estensione olomorfa di f, tale per cui ovviamente definiamo g in questo modo, cioè a a valori in A da in nello spazio del campo complesso, allora possiamo scrivere che f di x è uguale a g di x per ogni x. Questo cosa vuol dire? Che esiste un'estensione olomorfa ed essa esiste unica. Quindi, se esiste questa g che è estensione olomorfa di f, bene, questa esiste unica. Esiste un'unica g. E riguarda il logaritmo complesso. Definiamo intanto il logaritmo complesso. Il logaritmo complesso lo definiamo come log z, che è uguale come ln del modulo di z più i argomento del modulo di z, ovviamente, più 2i k pi greco. Faccio una piccola precisazione, perché so, cioè a me ha destato tanto stupore quando l'ho scoperto, quindi ci tengo a precisarlo. Attenzione, perché in campo complesso log z più log z è diverso da 2 log z. State attenti, perché il perché si vede proprio da questa definizione. Ora cancello quanto scritto, ragionateci anche sopra, non è un problema, però questo discende direttamente da quanto ho appena scritto qua in verde. Questo qui che ho scritto in verde è il logaritmo complesso. Ovviamente non l'ho scritto, ma k è un numero che va da meno infinito a più infinito, ma è discreto, ok? Detto ciò, quindi sì, in generale potrebbe essere un numero naturale, potrebbe essere un numero naturale per semplicità, però può anche andare in negativo e quindi lo considero un k appartenente a z. Bene, ora, definiamo ora le funzioni palindrome. Le funzioni palindrome, le scrivo qua sotto, funzioni palindrome, ok? Le funzioni palindrome sono delle funzioni che mappano in un insieme di valori. Cosa vuol dire? Vedete questo log z? Log z in realtà è solamente un esempio, c'è anche la radice che è una funzione palindroma in campo complesso. Allora, in questo caso, nel caso del logaritmo, noi abbiamo tanti risultati di log z, infiniti in particolare, tutti distanti tra loro di 2π greco i. Tutti dipendono appunto dal valore di k. Analogamente abbiamo un risultato analogo appunto anche con la radice. Quindi una funzione che ammette più valori e noi ne possiamo scegliere uno. Però dobbiamo riconoscere che i punti, se considerati nel loro insieme, sono infiniti. Per ovviare al problema della perdita di soluzioni dovuto alla scelta di privilegiare una soluzione z0, in primis dobbiamo considerare infiniti piani complessi, su ciascuno dei quali è depositata una delle infinite determinazioni fk. Inoltre, in secondo luogo, si pensano i piani sovrapposto nell'ordine degli interi k e si incorrono due piani successivi lungo i bordi del taglio.
Vi faccio un esempio con il caso appunto del logaritmo di z. Il logaritmo di z si può disegnare, anzi io lo scrivo, lo disegno magari con delle rette, nel seguente modo, così, e poi così. Qui c'è una piccola discontinuità, come vedete. Ora disegno, diciamo così, per velocità, e così via. Perfetto, fatto così. Si vanno collegati i segmenti nel seguente, i piani, scusate, nel seguente modo. Scusate, rifaccio questo segmento che è venuto male. Ok, e questi sono definiti piani di taglio. Sono questi piani di taglio. Mentre questo disegno rappresenta una superficie di Riemann. Ora, ultimo teorema e poi chiuderò il video. Dato una funzione f definita su un aperto A, un sottoinsieme aperto dell'insieme del campo complesso a valori in C, ok? E data una R, una curva definita su un intervallo AB a valori nell'aperto, dove R è una curva regolare, ok? Ovvero possiamo anche scriverlo come C1 su A. Allora si definisce l'integrale di prima specie. Scusate, forse ho detto teorema prima, questo qui non è altro che una definizione. L'integrale di prima specie nel seguente modo, come l'integrale su gamma, o R, come l'ho chiamata? L'ho chiamata R, scusatemi, quindi scrivo R di f di z in dz, come l'integrale da a a b di f di r di t. Per r, oh, ancora una parentesi, per r' di t in dt. Questo può essere scomposto nel seguente modo, cioè come la parte reale della funzione, che scriverò r per fr di t, per r' di t, qui mancano delle parentesi, in dt, più, anzi, facciamo che vada a capo, altrimenti non ci sto, quindi è più, quindi faccio meno, l'integrale immaginario, ovvero più l'integrale i per l'integrale della parte immaginaria della funzione, sempre r di t per r' di t in dt. Bene, con questo teorema chiudiamo il secondo video sull'analisi complessa.